La sua è stata senza dubbio un'edizione memorabile, tanto che l'infinità di estimatori di Amici di Maria De Filippi ricordano la sua partecipazione come se fosse ieri e un po' lo era, in effetti. Alex Suese è stato uno tra i talenti più seguiti della sua classe. Un video sta facendo il giro del web e per i fan è irriconoscibile. Entrò per la prima volta, emozionato e con il cuore in gola, negli studi capitolini di Mediaset nel 2021 e la sua avventura televisiva si concluse nel 2022. Alex Suese ebbe accesso al serale e si classificò quarto, il vincitore fu Luigi Strangis. Dopo Amici 21 la fama è cresciuta. Ma i suoi ultimi outfit hanno creato il caos. Sembra assurdo, ma sui social è scoppiata una vera e propria polemica per dei semplici outfit. Tra l'altro si parla di un giovane cantautore che è sempre stato all'avanguardia come quasi tutti i suoi coetanei del genere, eppure certi stigmi ancora infestano il pubblico, tanto che molti stanno investendo il loro tempo per criticare il nuovo stile di Alex Suese, che è rimasto seriamente scioccato dall'odio riscosso sulla rete. L'outfit dello scandalo? Una lunga gonna nera, indossata molte volte anche da colleghi come Mahmood, Damiano dei Maneskin ad esempio, per non parlare di altre star scena internazionale. Beh, l'ex cantante di Amici di Maria De Filippi a quanto pare non potrebbe secondo il web. È irriconoscibile, ma come si è conciato, un poveretto, neanche l'avevo riconosciuto. Ridicolo, i commenti di alcune lingue biforcute. Sono me stesso, ognuno dovrebbe trovare il suo essere senza nascondersi. La musica ha fatto in modo di non farmi nascondere, le persone nascondono troppi lati per la società. Combatterò per la mia libertà, immagino sia anche la vostra pur avendo la voglia di commentare così. So accettarvi, vorrei farvi notare quanta povertà intellettuale esiste, e quanto si possa costringere una persona a rimanere in un concetto di libertà dettato da regole vostre per paura di un vostro giudizio. Siate forti. Liberi, si è difeso il 23enne. Alex Suese Junior, siamo sbagliati per chi? La vita è nostra. Vorrei vivere senza giudizi e ammirare tutto. La gente non è maligna. Non conosce solo l'arte dell'accettazione e conosce solamente quello che io ritengo standard. Purtroppo, vivendo in un mondo condiviso abbiamo la necessità di sentirci a proprio agio con le persone, se una percentuale di esse taglia la tua libertà, facendotela pesare con un giudizio, non penso possa esistere la mia accettazione e silenzio, ha concluso. Oltre agli hater, soprattutto dopo la sua riflessione, molti si sono complimentati su, bacio, così giovane, così saggio, vai avanti, loro ignorali.